isole Flannan sono un gruppo di 7 isole appartenenti all'arcipelago delle Arcadie Esterne, situate in un tratto di mare particolarmente pericoloso dove, nel passato, molti marinari persero la vita. A causa di ciò, il nome di Seven Hunters fu dato alle isole e fu costruito un faro sull'isolotto più grande, Eile Amor, per aiutare a guida dei naviganti. Il 15 dicembre 1900, la nave Archtor contattò la capitaneria di porto di Oban per segnalare che il faro di Eile Amor era spento. Questa notizia era particolarmente strana, poiché 3 guardiani erano presenti sull'isolotto, che fino ad allora avevano sempre rispettato il loro compito. Il quarto guardiano, Joseph Moore, si trovava sulla terraferma poiché ogni 2 settimane uno di loro ritornava a casa per passare del tempo con la sua famiglia. Il 26 dicembre 1900, la nave Hesperus, che portava Moore sull'isolotto, non trovò nessuno dei 3 guardiani sull'embarcadero, cosa che avveniva ad ogni attracco. Nessun segno di vita dal faro, niente di niente. Moore scese dall'imbarcazione e si diresse verso il faro, ma non trovò tracce degli altri 3 guardiani. Dentro il faro non c'era niente di strano da segnalare, tranne una sedia rovesciata e un impermeabile. Questo significa che 2 guardiani lo avevano indossato prima di uscire dalla struttura, forse a causa del brutto tempo. Ma perché uscì senza impermeabile? Fin dalla Scozia si discute delle isole Flannan come luoghi infestati e abitati da un piccolo popolo, questo da tempo prima della scomparsa dei guardiani. Il seguente è l'ultimo contenuto del diario di uno dei 3 guardiani. 12 dicembre, tempesta di vento da nord-nord-ovest. Mare molto agitato. Siamo bloccati. Ore 9 pm, onde altissime scuotono il faro, mai vista una burrasca simile. Ducat è nervoso. MC Arthur sta piangendo. 13 dicembre, la tempesta è continuata per tutta la notte. Il vento soffia da ovest, Ducat è tranquillo, MC Arthur prega. 14 dicembre, giornata grigia. Io, Ducat e MC Arthur abbiamo pregato. Il 15 dicembre, giorno nel quale probabilmente qualcosa è successo, data la testimonianza del capitano dell'Archtor, era cessato anche il temporale. Quindi rimane anche il perché legato all'assenza dei 2 impermeabili, fra le tante cose.